Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo con NBA 2K16 per la nostra carriera, la mia carriera, la nostra di tutto il canale. Andiamo avanti, eravamo rimasti dopo due partite con il nostro team di NBA, i Pacers, ho detto bene stavolta. Gente sempre nei commenti che mi dice: non si dice Packers, si dice Pacers. Vabbè ragazzi, è uguale, mamma mia, tanti problemi. Vabbè, andiamo. Quindi partiamo subito. Logicamente metterò le partite tagliate, tranne se ci sono i filmati. Se ci sono i filmati ce li gustiamo tutti. La volta scorsa, se non vi siete visti gli episodi scorsi, andateveli a vedere. C'è stato il proprietario della squadra che ci ha fatto una testa così. Lui è Vic se ne deve andare, il nostro migliore amico se ne deve andare, non è buono. Ci ha fatto vedere un filmato che lui era ubriaco. Speriamo bene, partiamo e speriamo di giocare bene, soprattutto di avere una buona valutazione e vediamo cosa succede. Giocando contro Stephen Curry, non ho visto la squadra avversaria, quindi contro Stephen Curry, aia. Sarà tosta, ci facciamo male. Speriamo di non fare una figura di cacca contro i Golden State Warriors. Che cosa, il campo è vuoto? Ah, è uscito per un secondo il campo vuoto. Che cavolo? Sta facendo vedere tutte le giocate. Vabbè. Andiamo, titolari 5. Io parto titolare? Sì, mo parto titolare. Vuoi giocare prima bene? E vabbè, taglio da qua. Vediamo un po' come va. Speriamo bene, ragazzi. It was the season of destiny, and the Warriors certainly followed through. Clark, the best team in the league all year, and they finished the job beating the Cavs in the finals. And they were on a mission from the get-go. La recupera, che rimbalzo in attacco che ho recuperato. Che è successo? Fatta la stupidata. Sono stato lì in mezzo come uno stupido, mi ha dato l'infrazione. Ho recuperato la palla e poi l'ho persa. Che cavolo l'ho recuperata a fa? Passa in mezzo. Grande Amendola, grande. Guarda lì come balla. Grande. Facciamo una bella azione. Fai un passaggio. Se no questo ti dà tirattini troppo la palla. Questa la vediamo intera. Passala a me. Andiamo. Niente. Non ci fanno passare. Questa al centro. Buon passaggio mi ha dato almeno. Grande serie di passaggi, buttatela dentro. E vai, la butta da tre. Grande, grandissimo. Prende il passaggio e subito tira. Grande. Ecco, mi sta facendo l'intervista dell'aver giocato un solo anno al college. I mean, I loved my team, my coaches, and just the whole college experience, you know. But on the other hand, there's always a risk of injury, you know. I just felt like I was ready to take my game to the next level, so why wait? And I think it turned out for the best. No regrets. Ok, dice, ho parlato con la mia famiglia, ho fatto un anno del college normale, tutte le cose del college, ma credo di aver fatto la scelta giusta per il meglio. Quindi grande Jonathan, pure le interviste ci fanno, siamo proprio famosi ormai. Stiamo perdendo di 3 punti, speriamo di recuperare, la valutazione sta andando abbastanza bene, meglio del gameplay scorso, quello ci vuole poco, ma quello sicuro. È grande, assist, grandissimo. Assist e l'ha buttata pure dentro e ci hanno fatto pure il fallo. Quindi siamo dietro di 3 punti ancora. Speriamo di recuperare perché mi sostituisce, vanno di nuovo sotto, mi sostituisce. Vediamo un po'. Well, I like the fact they've already been getting a look. That's not the kind of streak you want to be part of defensively. Grande passaggio e la butta dentro, dai. Ancora ci siamo, non riesco a salire. Salgo e scendo. Faccio l'ascensore. Ma porca miseria, perché in difesa sempre faccio schifo. Ma la recupera, buon difesa sul tiro. Vai, attacchiamo.
early on, I thought, set the tone in that game, and it just made it difficult for them to get over the hump. Yeah, it really got them out of sync, and that hurt them big time. Smarca, ma perché non va dentro? Ho fatto tutto perfetto. Sono troppo scarso, porca miseria. No, he didn't get to the line in that entire first quarter. È finito il secondo quarto, adesso non mi fa entrare più. Guarda, giocare solo due minuti. Ho un minuto del quarto tempo, mi ha fatto entrare. Se stiamo perdendo di, mamma mia, di 16 punti. Grande, grande azione, buon movimento palla, buona spaziatura. Ha dato una buona valutazione, cioè un buon potenziamento di valutazione. Però sono sempre C, sono sempre là. E adesso è finito, quello trattiene la palla. È finita quest'altra partita, abbiamo perso di nuovo. Valutazione C. Porca miseria, uffa. Di nuovo scarso. Quando avrò una valutazione? È andata uguale la volta scorsa sta partita. Speriamo nella prossima. Che dobbiamo fare, ragazzi? Siamo troppo scarsi, devo potenziare. Troppo scarso. Ma pure le interviste gli fai a lui. La devi fare a me. Guarda quello lì dietro. Che cosa succede? L'unico colore che mi interessa è il verde. Verde denaro. Hai guadagnato bene finora, Freak, ma è arrivato il momento di passare al livello successivo. Parlo di film, televisione, sponsor, perfino delle scarpe Jordan personalizzate. La mia priorità è il gioco. Sono tutte ottime idee, ma non è un po' presto per parlare di certe cose. Ah, questo è Don Pagnotti. LeBron aveva 12 anni e già pensava a Space Jam. Non è mai troppo presto. Sarà. Siamo nel, non siamo né al college, questo è il mondo reale. E nel mondo reale tutto gira intorno a una cosa sola, i soldi. Esatto. Mamma, mi pensano solo ai soldi questi qua. Io voglio andare nei Bulls. Ever tell you guys about the first dollar ever made? No, Don, but you're about to. Yo, check this out. CC, this is a great story, right? La storia di quando ho guadagnato il primo dollaro. Madonna. Un baghetto di limonata. Quell'estate ho detto a Alonzo, ehi, lascia che ti dia una mano. Ok, Don, vieni, ti insegnerò il mestiere. Io sono lì a versare zucchero, spremere limoni, tirare sul banchetto della limonata e mi dico, ci siamo, ho capito. Durante il giorno mi accorgo di una cosa che Alonzo fa spesso. Non fa pagare i secondi giri. Convinco Alonzo ad abolire i secondi giri gratis e ci facciamo più di $2,000 per mancia. Oggi la limonata di Alonzo è un marchio riconosciuto e commercializzato. Grande, non sono qui per vantarmi, ma per aiutarti a fare passi avanti. Sono una specie di Magic Johnson alla guida della squadra di prima. No, no, l'unica persona a decidere sarà io. Perché mia sorella si mette in mezzo? Diamanti e platino, lascia perdere loro. Potenza e velocità, Freak. È questo che hai. Cioè, Don Pagnotti è... Cioè, già Don Pagnotti si chiama Don Pagnotti. E mia sorella... Fanno proprio gli stupidi. Giunto il momento di fare lo stesso fuori dal campo. Scarpe Jordan, le possibilità sono infinite. Le Jordan mi piacciono anche a me, le scarpe. Dovrai decidere che tipo di retaggio. Io sono un agente di quelli che trovi sulle pagine gialle. Io sono il migliore, un mito, una leggenda, il re, il numero uno. Mamma mia, è molto umile questa gente. E dobbiamo puntare obiettivi nuovi e più grandi, ok? Parlo di All-Star Game e gare delle schiacciate. Ma se io gioco una schifezza, se non mi potenzio, quando la vediamo sta All-Star? Ottima idea, i social media. Facebook, Twitter, Instagram e via al livello successivo. www.frequenzaimpazzita.com. Il tuo sito internet, te l'ho già... Freno un secondo. Ascolta, sto trattando per creare una funzione che permetterà agli spettatori di concentrarsi solo su Freak e sulle sue giocate in partita. Hai creato un sito senza dirmi niente? Quando è successo? Settimana scorsa. Sarà una cosa epica. Voglio bene, sì, ma non ho tempo da perdere e tu sei occupata con... Sono stufa di marci di questa mancanza di rispetto. Questa è la squadra Freak, non l'operetta italo-americana di Don Pagnotti.
Don, sto solo cercando. Senti un po', Ming Ching. Non so neanche chi sei. E il tuo lavoro. Vabbè. Troppo veloci i sottotitoli, ragazzi. La mia linea di abbigliamento. Ma come hai fatto a prendermi questa fidanzata? È bruttissima. Pilate in tutto il mondo, addirittura è una modella. You mean thank you, Lottie? I don't need a man to save me or provide for me, okay? I got my own. Boo. Okay, well, if that's the case, then why has all your success and fame coincided with your relationship? Arrivato al successo quando hai conosciuto mio fratello. Prima di conoscerlo, giusto? Aia, aia. You're just jealous. It's okay though. Why don't you just play the background? Yeah? Enjoy the ride. Y'all both done yet? May I continue? Mamma mia. Che casino sta succedendo? Che ne pensate di questi Don Pagnotti, mamma? Le cronache di Freak and Furious parte 1. Ma che cacchio? Tu sei il cavo, ma anche il mio dipendente. Il dipendente. Per me decido io. Adesso voglio concentrarmi sul campo. Parleremo delle tue idee più avanti, ok? Cerca anche di non farla arrabbiare. Non ho tempo per farvi il piacere. Fine. Cece? Cece? You need to hold this together. You and I both agree. Long ago, Dom è l'agente migliore per me. Ha ottenuto risultati. I suoi metodi sono discutibili. È uno squalo? Sì, è sì. Ma è il nostro squalo. È la scelta migliore per me e di conseguenza la scelta migliore per tutti noi. Tu devi mantenere l'equilibrio e gestire la squadra. Hai ragione, ma il sangue non è acqua. Non sono così che voglio sentire. Non sono per parole. Fare la baia di nessuno. Ma per farlo ho bisogno che tutti remino nella stessa direzione. E c'ho ragione. Non ho tempo per insegnarvi come si lavora di squadra, appunto. Fare fatto? Affare fatto. Ok, perfetto. Ho fatto pure un trofeo. Soldi. Grande. Signor Pagnotti, signor Diamante e Platino, proprio lui, ha un rapporto amore-odio. Che ne pensi di quelli che vedono tuo fratello come una gallina dalle uova d'oro? Ecco perché sono qui. Faccio la guardia e sì, ne sento l'odore. Vabbè. È una tua vita, sì. You can think whatever you want, mister, but I have a personal... Ho una mia vita, grazie. Yeah. I think that should end the... Credo che non ci sia altro da dire, sei d'accordo? È stato un piacere conoscerti. Allora, ragazzi, alla fine, dai, mia sorella mi vuole bene, dai, si è comportata bene. Alla fine ha fatto, cioè, un amore-odio con il, appunto, come ha detto lei, con la gente. Ma andiamo avanti. Prima cosa, potenziamoci un pochettino, perché facciamo letteralmente schifo. Siamo ancora a 66 di valutazione. Ho pensato di aumentarci un po' in difesa. 900. Costa 900, però mi potenzia in tutte quelle cose. Potenziamoci un pochettino. È dura, ragazzi, con il gioco. Ah, 67 almeno adesso. È duro con il giocatore scarso. Però andiamo alla prossima partita. Speriamo che vada meglio contro i Pelicans. Vediamo un po' come va stavolta. Speriamo di arrivare almeno a B meno. Non chiedo chissà che valutazione. Di fare almeno un 10 punti B meno già sarebbe un passo avanti. Ma facciamo sempre C e 5-6 punti. Mannaggia. Passaggio, vai, cerchiamo di fare una buona azione che stiamo vincendo già quasi di 10 punti. Altro buon passaggio, mi smarco, cerco di smarcarmi. Questa la sbaglio. L'ho presa giusto in tempo. No! L'avevo presa, però non è andata dentro. Almeno sono arrivato a C+. Dai, pure che non è andata dentro, pazienza. Però almeno sono aumentato di valutazione. Valutazione. Vabbè. Grande, ottiene palla e la butta dentro. Riconoscimento sbloccato. Mi ha dato qualcosa.
Non so, lì mi è uscito il riconoscimento sbloccato. Ho ricevuto il fallo e l'ho buttato pure dentro. Ho fatto una tripata. Sono arrivato a B-. Questa partita sta andando alla grande, ragazzi. Almeno per l'inizio, non voglio portare sfortuna. Vediamo il tiro libero. Non facciamo cavolate. Io trema tutto qua. E vai, la butta pure dentro, grande. Come l'ha smarcato, la schiaccia, grande. Mamma mia, che combinato. Mamma mia. Ma questa partita, cambiamento da così e così. Recupero, grande recupero. Buttala dentro, grande passaggio, mamma mia. Totale assist in carriera, un altro riconoscimento sbloccato. Oh maestro, you're so good at making those lead passes, like conducting an orchestra. Lo far segnare. Grande, grande, abbiamo iniziato alla grande, ragazzi. Stiamo vincendo di 9 punti. Una valutazione quasi B+. Grande, grande. Grande, buon passaggio e assist. Grande, da 3 pure la buttata. Grandissimo, sono arrivato a B finalmente. Teniamo, teniamo la buona valutazione. Speriamo di tenerla, speriamo. Fine secondo quarto, ragazzi, stiamo perdendo di 3 punti, però c'ho la valutazione B, ragazzi, quindi speriamo bene di riuscire a tenerla fino alla fine della partita. Sto facendo anche abbastanza punti, quindi speriamo bene. Dico sempre speriamo bene perché spero, vivo di speranza ormai. Titti mi ha fatto entrare il terzo quarto, la prima volta. Quindi, perché secondo me sto giocando bene. Visto che sto giocando bene, mi ha fatto entrare di più. Speriamo. Speriamo di fare belle giocate ancora. Grande, la butta dentro con fallo. Grande. L'ha sostituito di nuovo. Ma allora questo è stupido. Ma non mi fa entrare fino alla fine. Ecco perché mi ha fatto entrare al terzo tempo. Invece del terzo tempo, del quarto quarto, mi ha fatto entrare al terzo quarto. Vabbè, almeno abbiamo avuto una buona valutazione stavolta. Quindi abbiamo perso, come al solito. Perché se voi mi mettete in mano, noi vinciamo quando entro. Quando esco, perdiamo. Annaggia. Eppure non gioco bene. Stavolta discreto. Almeno stavolta mi dice discreto, ragazzi. 400 monete con vinte, quindi almeno stavolta discreto. Dai, vediamo stavolta che succede nel dopo partita. Vediamo che succede. Te l'ho detto, Don Pagnotti, mantiene sempre le promesse. Prototipi Freak targati Jordan, le mie scarpe. Come Natale e compleanno assieme. Cavolo, mi piacciono. Le adoro. Aspetta la tua approvazione per avviare la produzione. Approvate. Mamma mia, quanto sono fighe. E dammi un mese e lei si esibirà in campo. Oh soldi, amico. Guarda lì, frequenze impazzite, eh? Con questi ai piedi, baby. Bella scarpa, eh? Un altro trofeo ho fatto. Quindi non so se come gioco cambia la storia, ma mi sa che posso giocare pure una cacca. La storia va come va, solo con i soldi che guadagno è diversa. Ne hanno fatto diversa stavolta la carriera dalle volte scorse. Boh, chissà. Vedremo, perché c'è anche un'altra modalità carriera. Che si chiama, aspetta, non ricordo. Comunque si chiama in un altro modo. Si chiama tipo Pro IM, una cosa del genere. Vediamo se succede qualche altra cosa. No, abbiamo fatto le due partite, ragazzi. Quindi per il momento va abbastanza bene. Ecco, 2K Pro AM. Gioca a borsa di studio. Possiedi una squadra Power Rank migliore della Lega. Gioca senza borsa di studio. Possiedi una squadra Power. Poi, ragazzi, magari quando abbiamo finito la carriera, che è finita la storia, che il personaggio rimane, proviamo, continuiamo. Magari se la finiamo presto, se finisce presto, proviamo a fare questa 2K Pro AM. E vediamo
e di nuovo la stessa carriera. Proverò, vedrò, magari continueremo con quella quando finisce. Per adesso andiamo con questa. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto cliccate un bel mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook degli Amendola Brothers, trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale se non siete iscritti per altri video di NBA 2K16, scrivetemi nei commenti quello che volete, insultatemi, dite sei uno stupido, no vabbè, spero siano domande inerenti al gioco, consigli su come giocare meglio, su come potenziare il giocatore, dove potenziarlo prima. Sono sempre accetto i consigli, ragazzi. Non è che dico sono un pro player come fanno molti. Per me è sempre da imparare e non mi consiglio. Io gioco per divertimento, ragazzi, e per farvi divertire. NBA è un gioco che mi piace. Vabbè, questo è un discorso a parte. Sono uscito off topic. Vabbè, ragazzi, se per caso poi il gameplay non vi è piaciuto, perché può capitare che il gameplay non vi sia piaciuto, da parte del mio agente Don Pagnotti. Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola, gli Amendola Brothers, al prossimo video, ciao a you!